La quarta guerra mondiale è quella che la potenza vincitrice della terza, la monarchia del dollaro, ha dichiarato a tutti gli stati non ancora allineati, non ancora inglobati nel suo modello. Ecco allora che dal 1989 ad oggi ricorre sempre puntualmente il medesimo modello narrativo. Vi è il nuovo dittatore feroce, solitamente accostato al nuovo Hitler, secondo la figura che Leo Strauss chiamava della reductio ad Hitlerum. Vi è il popolo unificato mediaticamente, come se non attendesse altro che di essere liberato dagli occidentali, e non riuscendo a farlo, vi è in ultimo l'Hiroshima consentita, cioè il bombardamento etico e l'imperialismo umanitario dell'Occidente a guida statunitense, che libera i paesi non allineati, gli stati canaglia, come una retorica certo non neutra li definisce, per inglobarli nel modello occidentalistico, per portarli sotto le ali della libertà occidentale. Curioso anche il fatto che la libertà dei popoli, il loro tasso di libertà, venga misurato sempre dall'Occidente in funzione del rispetto e della tolleranza che essi hanno per i dissidenti filo-occidentali che vi sono in quei paesi, come unico criterio di libertà. È lo schema che ritorna invariato dall'89 ad oggi. Iraq, 1991, Saddam, nuovo Hitler, Serbia, 1999, Milosevic, nuovo Hitler, Iraq, 2004, Saddam, nuovo Hitler, fino ad arrivare ai più recenti eventi della Libia di Gheddafi, nuovo Hitler anch'egli, e fino ad arrivare ai giorni nostri, la Siria di Assad, nuovo Hitler, con annessa grande narrazione paragonabile, sia chiaro, allo sfondo della caverna di Platone, in cui si vedono raffigurate, narrate armi chimiche, armi di distruzione di massa e quant'altro, che servono, è ormai noto, come pretesto per giustificare come guerra giusta in difesa dei diritti umani l'aggressione militare preordinata. La globalizzazione, da questo punto di vista, non è altro che una forma di imperialismo 2.0. È l'imperialismo con cui la parte vincitrice nell'89 annette e dichiara guerra a tutte quelle realtà che ancora non si pieghino al suo dominio. Ora, utilizzando il soft power delle rivoluzioni colorate variamente gestite dall'Occidente, ora utilizzando l'hard power del bombardamento etico, dell'imperialismo umanitario e dell'embargo terapeutico.